Io sono Luca, sono uno studente di filosofia e collaboro con l'associazione ACMOS. Penso che l'obiettivo del laboratorio sia proprio sia questo, sia il fatto di renderci più competenti riguardo ad esempio al tema che poi è quello delle politiche sociali, non solo diciamo conoscendo l'ambiente e lavorandoci dal basso, ma proprio raggiungendo questa visione d'insieme e questo sguardo preciso e puntuale su come si svolgono i processi, su come eventualmente poi ognuno può fare delle critiche, dare un contributo e migliorare così il proprio orizzonte, la propria azione. Il laboratorio Bilancio e Politiche Sociali di Torino si inserisce nel quadro più ampio delle attività che ActionAid sta portando avanti, legato al tema dell'accountability, ovvero al rapporto di responsabilità reciproche che ci dovrebbero essere tra pubblica amministrazione e cittadini. Esempi in questo senso sono il progetto Open Ricostruzione in Emilia-Romagna, che intende seguire il processo appunto della ricostruzione post-sisma, ora alza la voce che si svolge ad Ancona ed altri progetti simili in altre parti d'Italia. Il laboratorio di Torino ha coinvolto nei primi 6 mesi del 2013 circa 15 persone. Il laboratorio Bilancio e Politiche Sociali si è articolato in 5 incontri. Nel primo incontro è intervenuto Christian Quintili, che ha sviscerato il concetto di accountability e ha affrontato la questione dell'accesso agli atti e l'accesso ai dati, della pubblica amministrazione. Anna Paschero ha condotto il secondo incontro ed ha affrontato nello specifico come è costituito un bilancio delle amministrazioni locali e in particolare ha approfondito il bilancio del Comune di Torino. Nel quarto e quinto incontro, da angolature differenti, abbiamo approfondito il tema delle politiche sociali, dei dati e delle proposte ad esso connesse. Io farò un intervento di una mezz'oretta circa, in cui proverò a raccontare al gruppo alcune delle principali problematiche legate all'uso dei dati per ricostruire dei contesti e per capire gli interventi e il loro rapporto con i bisogni sul territorio. Quindi io sostanzialmente farò vedere le principali banche dati che servono a ragionare con i numeri sulle politiche sociali, e con l'idea di tenere due registri, dare strumenti e provare a ragionare un po' in modo critico su potenzialità e limiti di questi strumenti. La serata è dedicata ad affrontare un po' queste contraddizioni del sistema, a partire dai macroprocessi e da una serie di dati che riguardano l'economia a livello nazionale, quindi delle attenzioni e disattenzioni che l'economia attribuisce alle politiche di sicurezza sociale e di assistenza sociale. Entrerò poi nel merito con i partecipanti al laboratorio nell'affrontare poi lo specifico e quindi facendo una zoomata su quelle che sono le condizioni in cui si trova ad operare in questi ultimi anni il Comune di Torino e quindi come il Comune di Torino, nell'ambito delle proprie politiche sociali e politiche assistenziali, ha tentato di affrontare questa crisi. Farò una rapida ricognizione di almeno 6 aree di possibile proposta di intervento. Sono una serie di proposte che riguardano l'ambito nazionale. Chiaramente il laboratorio si occuperà di capire come, nello specifico delle politiche sociali nel microcontesto di barriera, si può intervenire nel modo più operativo e partecipato possibile. Lungo tutto il laboratorio è stata portata avanti un'esercitazione che intendeva mettere in pratica di volta in volta quelli che erano i temi affrontati nell'incontro. I 15 partecipanti si sono divisi in 3 gruppi, ciascuno dei quali ha affrontato 3 diversi ambiti delle politiche sociali. Uno, le politiche dell'assistenza economica, l'altro le politiche abitative e il terzo le politiche riguardanti la famiglia. Per ciascuna di queste politiche sono stati raccolti dei dati e delle informazioni che sono confluite in una scheda di approfondimento e in una infografica. Il quinto incontro era aperto al pubblico e si è svolto nella sala consiliare della circoscrizione 6. Come dicevo, ha coinvolto sia l'amministrazione, ovvero i consiglieri comunali e parte dei funzionari, e sia la cittadinanza. In questo incontro abbiamo
dato conto e raccontato ai presenti quello che era stato lo svolgimento del laboratorio e abbiamo coinvolto tutti i presenti in un piccolo lavoro. Molti ci avevano detto che non sarebbe stato possibile, che le persone si sarebbero rifiutate. In realtà tutti l'hanno fatto con molto interesse e piacere. Abbiamo posto ai presenti tre grandi questioni, ovvero perché è importante avere informazioni sulle politiche sociali, dove troviamo le informazioni riguardanti le politiche sociali e che cos'è che possiamo fare con le informazioni che abbiamo. I partecipanti quindi hanno creato dei gruppi misti, formati in parte da cittadini, in parte da rappresentanti delle istituzioni e hanno cercato di rispondere a questi interrogativi. Al termine hanno raccontato agli altri le conclusioni che avevano raggiunto all'interno dei gruppi. Nel dibattito in plenaria sono emersi vari punti rilevanti. Un primo, la distinzione tra politiche sociali e servizi sociali e le informazioni che è importante ad avere sugli uni e sugli altri. Il secondo, l'importanza che ha l'informazione sulle politiche sociali per la programmazione. In terzo luogo, la necessità di avere dei processi di valutazione delle politiche sociali messi in atto. E il quarto punto, l'importanza di creare sul territorio dei punti decentrati di monitoraggio delle politiche pubbliche. Sulla scorta dei progetti che stiamo portando avanti in altre parti d'Italia, ora intenderemmo replicare ed ampliare l'esperienza del laboratorio bilancio e politiche sociali per portare anche responsabilità, trasparenza e partecipazione sul territorio del Piemonte.